drammi in corso, ragazzi. Allora, due drammi. Uno, il nostro direttore in sbattimento. È un'ora che mi sta scrivendo un messaggio. Vedo typing. Addirittura. No, perché lui è balbuziente quando scrive. No, è fantastico. Sai che me lo vedo là con la mascella proprio che sta smangiando il piede. Guarda quanto ha scritto. Chissà cosa ti ha scritto. Salutalo da Enco, Tanti saluti da Co. Oh, io sono andato sull'Instagram di Radio 105, sì, e c'erano solo foto loro. Gli ho detto: guarda, come vedi, ci sono solo loro. Ma non è che, cioè, nel senso che è una radio, siamo tanti, allora è bello avere tutti, non sempre le stesse persone. Era solo questa la discussione, se la prende lui, eh. Ma l'altro problema, signori, base, per favore. Caro Paolo. Sto bene, si sente. Ho capito, però tu stai offendendo le narici sante del maestro. Lui adesso ha dovuto abbandonare lo studio della diretta. Io non so come Fabio faccia, ma Fabio, essendo un puzzone, no, probabilmente io ho la sinusite, per lui. Quindi respiro solo dalla bocca. Perché allora, il maestro dice male. Che hai scorreggiato così tanto da non poter entrare più in perché studio. Perché ho fatto, cioè, le feci spugnose ieri. Abbiamo capito. E allora sei malate. Sto male zolfo perché ho fatto tanta dissenteria. Tu hai ingoiato Satana. No, perché ho mangiato il salmone scaduto. Ci vuole Dante che descriva il tuo culo. Io sono maestro, stato male. Mi scusi, come facciamo adesso? Lei è in regia adesso. Sì, io sono in regia, se vuoi posso premere dei pulsanti al massimo. Può fare una battuta dalla regia, sarebbe una roba nuova, eh? No, caccia questo. Ma sei scemo! Fai la battuta. Vale, maestro. Ma no, così no. Così. Vale. Vai. Che sta succedendo? Sta lanciando delle basi, maestro. No. Se, c'ha delle basi da clown sempre, comunque, maestro, vorrei ricordarglielo. Sta tornando in studio. Meraviglioso. Che bell'oggetto che ti ha fatto. Ragazzi, allora io vi annuncio, ragazzi, vi annuncio che per il 2017 vi ho bellissimo. Fatto un regalo. Bellissimo. No. Io ti amo, lo sai la che. La trombettina. Devi stare attento alla trombettina che sta tornando Mazzoli in Italia, mio caro. Il trauma di Pippo è bellissimo. Ricordiamo che il povero Pippo un giorno purtroppo si infilò in bocca una trombetta che io a mia volta mi ero infilato nel deretano. Per due soldi Branduardi l'ha comprato insieme a tuo ma è per questo motivo che io ho scelto una trombettina a compressione. Come vedi c'è una palletta sotto che tutto può entrare nel mio ano, caro amico Fabio. Ma io non ci appoggio la bocca, le mani sono sporche. Quello, che bella scena è stata quella quando l'ha appoggiato sulle labbra e ha sentito quel sapore di nocciole. Che odore di merda. Sai che avrei 60 malattie adesso per le feci. Io ho fatto le feci spugnose, fai anche le puzze malate. Se ti ho mangiato il salmone maestro scaduto. Mi scusi, prego. Stemperiamo, stiamo per collegarci con Wonderland. Prego, una bella battuta di quelle. Ce l'ha una bella. Sì, una bella. Sai qual è il film di Stallone che appena te lo vedi ti passano i brufoli? No. Over the top, Exan. Bella. Fratello. Non mi abbracciare che tu sei le puzze malate. Io ho fatto le feci spugnose. No, tu. Abbiamo capito. Sì, tu uccidi tutte le persone. C'era scritto anche in internet quando ho cercato, quando mangi scaduto, le feci spugnose. Spugnose. Come fai a mangiare scaduto? Ma sei pazzo? Perché che fai? Lo butti? Ma poi il pesce. No, il salmone. Appunto, cos'è il salmone? Cos'è? Carne? Scusa. Sì, no, il salmone non è un pesce. Aspetta, però no. Il salmone è mammifero, No, non è mammifero il salmone, è un pesce. Purtroppo non eravamo in onda, ma l'avete visto sulla mia pagina di Facebook quel bastardo di pesce che mi ha rubato gli occhiali da vista? 350 euro di occhiali da vista mi ha inculato sto bastardo. Che pesce era, il pesce. Ma era enorme, sarà stato 3 metri, una roba gigantesca. Ah, sì, era un'occhiata, credo. Lo squalo tigre, 3 metri. No, allora ti spiego, è successo questo. Io ho visto passare quest'ombra molto scura e grossa, sembrava uno squalo, no? Sembrava. Allora mi sono avvicinato con la testa sul ciglio, sul precipizio, gli occhiali mi sono caduti in acqua e a un certo punto col retino cercavo di raccogliere gli occhiali. Lui mi ha visto, me li ha rubati, li ha mangiati. Sì. Invece li hai persi. Maestro, lei è un genio, non c'è un cazzo da fare. Guarda, allora, i geni in questo programma sono il maestro in assoluto e poi il mago Wender. A seguire poi c'è il postino, poi c'è l'idraulico che viene spesso, il filippino che pulisce, la chicca. Basta che tu dica co, ci riassumi tutto, Marco. Ci colleghiamo con Wonderland, nuove voci, c'è il nonno orco, non so chi sia.